Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. La posterità di Caino. Lamech è l'inizio della poligamia. Dopo l'uccisione di Abele, Caino si allontana dalla vista del Signore e si stabilisce nel paese di Nod. Qui si unisce alla sua donna, di cui non è tramandato il nome, e questa concepisce e partorisce un figlio, Enoch, che darà il nome alla prima città. La genealogia di Enoch il Cainita, descritta in Genesi 4, conosce tra i discendenti un Lamech. Costui è un uomo violento, tutto diverso dal personaggio con cui condivide il nome e con cui non va confuso che compare in Genesi 5. Questo secondo Lamech, infatti, non è un discendente di Caino, ma di suo fratello Set, il figlio che Adamo e sua moglie generano in tarda età, prima di molti altri figli e figlie, e da cui viene la discendenza benedetta di Noè, di Sem e di tutti i patriarchi. Nelle liste di nomi conservate nelle genealogie di Caino e di Set, molti nomi si trovano ripetuti. Per esempio succede anche per Enoch. Non ci interessa ora discutere la storicità di questi nomi, ma è utile esaminare le presenze femminili che hanno a che fare con la discendenza di Caino in Genesi 4. Dunque, Lamech il Cainita si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Zilla. Le due donne di Lamech, i cui nomi eloquenti esamineremo nella prossima puntata, sono invitate dal loro sposo ad ascoltarlo mentre lui si vanta delle sue imprese, che non sono migliori di quelle del progenitore Caino. Lamech, infatti, ne prosegue i comportamenti negativi e ritiene motivo di orgoglio il suo essere arrogante e non lasciarsi offendere da nessuno. In Genesi 4:23 lui dice: «Ada e Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo perché mi aveva ferito e un giovane perché mi aveva causato una lividura». Questo Lamech conosce bene la promessa fatta da Dio a Caino, con cui il Signore aveva assicurato che, qualora Caino fosse stato ucciso, sarebbe stato vendicato 7 volte. Questo Lamech però si dimentica, accecato com'è dal suo orgoglio, che il peccato compiuto contro il fratello Abele aveva attirato su Caino la maledizione di Dio. Ecco perché Lamech conclude con arroganza: 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Quest'uomo non rispetta le sue mogli, se ne serve. Secondo lui esse sono lì esclusivamente per soddisfare il suo desiderio di supremazia. Devono assicurargli una discendenza e devono ascoltarlo mentre vaneggia e sfida il Signore. Sono succubi della violenza del loro uomo. Queste donne non parlano mai nella scrittura. Subiscono il comportamento del marito. Il loro silenzio pieno di dolore è il silenzio addolorato di milioni di donne di ogni tempo. Le mogli di Lamech sono peraltro contrapposte l'una all'altra attraverso il costume della poligamia, inaugurato proprio dal loro sposo, il primo uomo, secondo la Bibbia, che ebbe due mogli. La poligamia, come è noto, è un'abitudine attestata lungamente nei testi sacri e apparentemente non investita da giudizi morali, anche se a ben guardare è rigettata dalla più autentica tradizione e sensibilità israelitica, come Gesù stesso ricorderà e come emerge chiaramente in numerosi passi dell'Antico Testamento. Le due donne, Ada e Zilla, condividono dunque il medesimo marito. Viene così disattesa quella chiamata all'unità e alla reciprocità che Dio stesso aveva immaginato per l'uomo e per la donna nel racconto di Genesi 2. L'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. L'ombra del peccato si stende sulla sponsalità, ma Ada e Zilla, nonostante la loro esistenza infelice, portano nei loro nomi una speranza di redenzione.